Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che un giorno ho iniziato a fare nel tragitto che porta me verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa in via Re Ierone II numero 12 che si chiama Proteus, un negozio che esiste da quest'anno facciamo 21 anni, quindi diciamo che ha qualche annetto di anzianità. In questa diretta generalmente parlo di cose più o meno interessanti, che possono più o meno riguardare tutti. Ieri devo dire che è stata una diretta molto particolare perché è durata tanto, ovviamente la mia diretta dura 10 minuti, il tragitto. Ieri è durata di più perché ho fatto tragitto ben più lungo, perché poi sono passato dall'Eco Sportello Tecra, che non è altro che un ufficio, un front office rivolto verso i cittadini per il ritiro dei carrellati, dei mastelli. Qualora il vostro mastello, il vostro carrellato si dovesse rompere o dovesse essere rubato o comunque scomparire, potete recarvi presso di loro e ve lo sostituiranno. Ieri mi sono recato là per fare una prova in tempo reale, in diretta, per ritirare i sacchetti che toccano ad ogni utenza Tari. Ogni 3 mesi potete recarvi presso uno dei distributori, dei luoghi dove ci sono questi distributori di sacchetti, e ritirare con la tessera sanitaria dell'utenza Tari il quantitativo che vi viene dato. Generalmente ogni 3 mesi vengono dati una confezione, ci saranno una decina di sacchi per la plastica e una confezione di sacchetti per l'umido. Io non li ritiravo da un paio di anni, a dire il vero. I sacchetti dell'umido personalmente non vanno bene, io utilizzo altri sacchetti che purtroppo compro, quelli della plastica sono sacchetti generici per cui vanno bene. Molti mi sono lamentati, ma sono pochi. Sì, sicuramente sono pochi, ognuno di noi vorrebbe tantissimi sacchetti in più, ma quello ci danno. È compreso nel prezzo, come ho detto ieri, in cui andateli a prendere ogni 3 mesi perché li paghiamo insieme alla Tari, per cui se li ritirate bene, se li ritirate li avete comunque già pagati. Dicevo, sul discorso mastelli, ieri una signora sulla pagina raccolta differenziata Siracusa mi ha scritto che da 4 mesi si reca con l'ufficio a provare a ritirare i propri mastelli. Io ieri gli ho scritto subito che mi sarei informato, ho scritto a chi di dovere, il quale ieri sera mi ha risposto che i mastelli sono disponibili, quindi signora provi a recarsi nuovamente, se li faccia da dare, sostituire, se ci sono problemi faccia sapere, così eventualmente la metto direttamente in contatto con il responsabile. Per quanto riguarda la sostituzione in caso di furto o smarrimento, serve una denuncia, per cui non ve li sostituiscono se non fate una denuncia. Credo che basti andare, o i carabinieri a fare la denuncia, suppongo abbiano un modulo già pro forma, oppure alla polizia municipale, sapete, questo mi dovrei informare bene, o l'uno o l'altro, andate là e ve lo sostituiscono. Per quanto riguarda i distributori dei sacchetti, io sapevo, comunque ieri poi mi è stato confermato da alcune cittadine, che oltre a questo di Tegra, che secondo me è il più comodo per tutti, perché loro sono aperti la mattina dalle 8 alle 13 tutti i giorni, da lunedì a sabato, poi ci sono altri 3 distributori, dovrebbero esserci, operativi in città, negli uffici comunali di San Sebastiano, di via Ramacca e di via Italia. E poi mi dicono ce ne sono altri 2, uno a Cassibile, in via, se non ricordo male, via Margherita o via delle Margherite, e dovrebbe essere la sede della circoscrizione, ex circoscrizione Cassibile, e un altro ancora è a Belvedere, però qua non mi hanno specificato ancora l'indirizzo, per cui sappiate che c'è, secondo me sarà l'ufficio comunale, quindi probabilmente nella sede della circoscrizione Belvedere. Comunque un servizio molto rapido, come ho fatto vedere ieri, in un minuto sono arrivato al mio tesserino sanitario, ho inserito e ho ritirato la quantità di sacchetti senza nessun tipo di problematica.
Poi ieri, sei di pomeriggio, diciamo dopo 3 mesi che facevamo segnalazioni, tra virgolette, anonime in che senso? Le facevamo alla polizia ambientale, però non ci si filava nessuno. Siccome molti cittadini poi chiaramente si stancano di mandarci fotografie, e allora ho preso 3 di queste foto, raggruppate a zona Viale Zecchino, ma potevo tranquillamente anche allargarmi, cominciare ad andare su Via Vanvitelli, scusa, su Via Pietro Novelli, ma potrei anche scendere a Mazzarona, in largo Luciano Russo, piuttosto che alle spalle di Via Italia, adesso non mi ricordo mai come si chiama la via. Allora, c'è una problematica che purtroppo da un paio di anni non si riesce totalmente a risolvere, che è quella della sostituzione dei cassonetti verdi. Ve li ricordate i cassonetti verdi, quelli dell'indifferenziata, che di fatto sono stati sostituiti da cassonetti colorati, gialli, verdi, blu, però, e poi quelli neri ovviamente dell'indifferenziata, però si assiste a uno spettacolo particolare. Intanto questi carrellati, perché la maggior parte delle volte sono i carrellati quelli grandi o quelli grandissimi, che stanno sul suolo pubblico, non si capisce perché. E sono stracolmi, parlo di quello nero dell'indifferenziata, che dovrebbe. Il carrello dell'indifferenziato lo sapete tutti, no? Il mercoledì sera si esce, il giovedì mattina viene raccolto. Solo che se tu vedi questi carrelli, questi pastelli, questi carrellati, il sabato, la domenica, il lunedì, il martedì, sono sempre pieni. Ma sono sempre pieni semplicemente perché non c'è quella cultura del differenziare. E vuol dire che, cioè, ci possiamo prendere in giro quanto vogliamo, possiamo sciorinare tutti i numeri di questo mondo, 40, 50% differenziata, ma il grosso è quello. Cioè non c'è la cultura purtroppo dell'andare a differenziare. Noi ci possiamo prendere come Comitato Artisti Siracusani tutti i meriti che vogliamo, perché abbiamo aiutato migliaia di persone a capire l'ABC su come si differenzia. Poi le persone vanno con le proprie gambe, chiaramente. Però non c'è assolutamente ancora una cultura su come si differenzia. Lo dimostrano, ripeto, tutti i cassonetti neri, tutti i mastelli neri, carrellati neri, che sono quelli del differenziato, che ad ogni giorno della settimana sono sempre stracolmi, semplicemente perché si fa fatica a differenziare. È brutto, mamma mia, è pesante. La carta, la plastica, l'alluminio, il vetro, mamma mia, ma meglio mettere tutto in una busta. Purtroppo là deve essere chiaramente. Intanto gli incentivi da un punto di vista, se andate a portare al CCR, ci sono, perché comunque c'è lo sconto sulla parte variabile, no? Però chiaramente, ripeto, manca quella cultura, manca chi fa le sanzioni. E arriviamo al lato dolente. Ieri un paio di persone mi si sono anche lamentate dicendo: ah, ma io come faccio? I carrellati dove li mettiamo? I carrellati li mettete laddove vanno messi, ovvero negli spazi interni, ve li trovate. Se non avete spazi interni, vi fate rilasciare un'autorizzazione da parte della Polizia Municipale, dal Comune, dall'assessorato, però non vanno messi sulla strada pubblica, perché sulla strada pubblica si parcheggiano le macchine, ci vogliono autorizzazioni, dovete pagare lo stallo, il condominio. Non va bene. Io ieri, ripeto, ne ho pubblicate 3 foto, ormai ne avrei potuto pubblicare 300. Mi sono mantenuto sul salotto buono, uno dei salotti buoni della città, che è Viale Zecchino. Ma tutti quei carrellati messi là prendono posti auto, e poi diciamocela tutta, ma non è un problema di posti auto, è un problema di odori. Cioè quei carrellati stracolmi di spazzatura, che sappiamo tutti che verrà raccolta il giovedì, non possono stare là giornate intere al sole, in questo momento ci sono 31 gradi, perché non è una cosa che si può accettare. Ora, chi deve controllare? Chi deve sanzionare? Ieri a un certo punto poi abbiamo appunto pubblicato le foto sulla pagina raccolta differenziata Siracusa, abbiamo scritto nuovamente, stavolta aggiungendo anche qualche giornalista. Ad oggi io non ho, a oggi, passato un giorno, mezza giornata, non ho ricevuto nessuna risposta. Da parte del pubblico so che non riceverò risposta, però secondo me bisogna che questa amministrazione,
chiami gli uffici, quindi la polizia municipale, la polizia ambientale, e cerchi di cominciare. Io non voglio parlare mai di sanzioni, perché le sanzioni sono una cosa brutta, però un ravvedimento, un ispettore ambientale che suona al citofono di un amministratore di condominio e dica: senta, questi carrellati non vanno sul suolo pubblico, avete gli spazi condominiali, metteteli dentro. Non avete gli spazi condominiali, va bene, troviamo una soluzione, ma non possono rimanere là in via Le Zecchine, in via, adesso io poi per le vie non sono per le vie, perché è brutto, cioè non... Allora rimettiamo i cassonetti verdi, che ne dite? No, dobbiamo andare avanti, non bisogna fare come a gambero, bisogna andare avanti, allora bisogna evolversi. Evoluzione differenziata, oggi è mercoledì, cosa c'è mercoledì? C'è la fiera. Domenica mi sono fatto una passeggiata a Piazza Santa Lucia, oggi se ho tempo e voglia mi faccio una passeggiata anche al mercato della fiera, sempre al momento in cui smonto, voglio vedere se qualcosa è cambiato rispetto alla scorsa settimana. Vi ricordate i sacchetti con le deiezioni, con le feci, la testa di pesce spada, gli ortaggi? Vediamo se oggi c'è la stessa cosa. Io in questi giorni ho chiesto le mail di un po' tutti, ho chiamato anche dei sindacati, ho mandato delle mail, ho chiesto i numeri, le mail dei sindacati, perché se io fossi un operatore d'Egra, io là non andrei a pulire. Se le foto sono quelle che mi sono state girate qualche giorno fa, i video sono quelli che sono stati girati qualche giorno fa, io non andrei a lavorare, cioè ma tranquillamente. Cioè, non dico che sono degli eroi a fare questa operazione, ma c'è un problema igienico-sanitario enorme. Sono stato rimproverato domenica perché una signora mi ha detto: i bagni chimici sono in tutti i mercati del comune di Siracusa. Signora, e io l'accetto e sono sempre pronto a dire scusatevi. A me sinceramente mi è stato detto altro. Domenica sono stato in Piazza Santa Lucia, ho constatato che ci sono 3 bagni chimici e sicuramente erano funzionanti, anche quando sono arrivato io giusto giusto c'erano 2 persone che ne stavano usufruendo. Sono stato bravo a spostare il mio cellulare per evitare di immortalare qualcuno, perché come avete visto io non immortalo mai nessuno, così nessuno si sente offeso. Andremo oggi a vedere anche la situazione al mercato, se, ripeto, se ho tempo, perché io purtroppo lavoro, non faccio giornalista, non me ne frega nulla, io purtroppo ho migliaia di cose da fare. Per cui oggi se c'è la possibilità faccio una scappata, ma se non ci posso andare io ho già 2 persone che sanno cosa devono fare, anche perché non faccio tutto io ovviamente. I miei tra virgolette informatori sono cittadini normalissimi come me, come te, spendono del tempo libero e poi mi fanno le varie segnalazioni, le varie comunicazioni. Vediamo oggi cosa succede alla fiera. Dopodiché scriveremo, pur renderemo pubblico. Abbiamo da qualche tempo cambiato il nostro sistema di comunicazione. Prima facevamo facevamo i modi carbonari, no? Allora ci riunivamo, non dicevamo niente a nessuno, scrivevamo qualche mail e non ci filava nessuno. Oggi non ci fila nessuno. Meno male qualche giornalista lo mettiamo in mezzo, ogni tanto qualche giornalista ci fa la sorpresa e ci cita, magari ci fa qualche articoletto. Guardate, io vi ringrazio di questo, purtroppo però ci si rende conto che Siracusa ha un problema di mentalità molto particolare. Io l'ho scoperto quando arrivai a Siracusa nel 99, dove a Siracusa esiste una propria diciamo mentalità. E io lo posso anche accettare, lo posso anche capire, però col tempo ci si evolve, col tempo bisogna capire che bisogna andare avanti. Abbiamo millenni di storia, di cultura, che però fatichiamo a continuare a portare avanti. Io vorrei cominciare a parlare di decoro, in una città dove il decoro non esiste, in una città dove molti parlano di turismo, di decoro, se vede ci sono delle azioni, spazzatura, targhe toponomastiche delle vie che sono totalmente sgretolate, ma potrei continuare per giorni. Cioè, questa è la realtà di Siracusa. Allora, cosa fare? Molti mi dicono: ma chi te lo fa fare? Ma lo fa fare perché ho quello spirito di cittadinanza attiva che da molti anni porto avanti. Oggi quando sento qualcuno che mi parla, io sono un cittadino attivo, sono contento, perché quando sento qualcuno che mi parla di sicurezza stradale, io stamattina sono contentissimo, perché sono parole
che io ho cominciato ad utilizzare, per cui quando oggi io sento esponenti, personaggi che mi parlano di sicurezza stradale, mi parlano di cittadinanza attiva, io sono l'uomo più felice del mondo perché so che ho seminato. Poi a un certo punto magari non gliene fregherà niente a nessuno, ma siccome io non ho secondi fini, anzi me ne devo andare a lavorare che è tardissimo, anzi mi dicono di cominciare a parlare di cose mie commerciali, di quello che faccio nella vita. Sì, signora. Ieri una persona mi ha detto: ma che cos'è il numero che hai scritto alla fine? E io ho detto: guarda, semplicissimo, mandami un messaggio con quel numerino e poi ti spiegherò cos'è. E oggi vi do il numero di oggi, che è 300621. Quindi, se volete, mandatemi un messaggio WhatsApp al 347 10 97 484 col 300621 e parleremo anche del mio lavoro. Ciao a tutte e a tutti da Salvo Russo, una splendida giornata. Da quando sono qua siamo a 34 gradi, quindi oggi sarà una giornata focosa. Ciao a tutti e a tutte, ciao.